Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti o ben ritrovati nel mio canale. Oggi un nuovo video profumoso. Finalmente vi faccio un nuovo video dove vi parlo di profumi. E il primo profumo di cui vi voglio parlare, che mi sta piacendo tantissimo in questo periodo, è la Lao di Zero Molecole. Lo vedete in questo pack, il pack è stato cambiato, l'etichetta adesso è diversa, ma il profumo è praticamente uguale. Parliamo di Lalao, che come vi dicevo mi sta piacendo un sacco. Questo profumo all'interno contiene note di latte, zucchero e vaniglia. È un profumo con una nota lattea meravigliosa, è proprio un profumo dolce, avvolgente, caldo, di quelli che sapete che a me piacciono tanto, che fanno parte della mia comfort zone, che mi riscaldano il cuore e mi fanno sentire protetta. Un profumo con all'interno note di latte e note di zucchero, a mio avviso un zucchero di canna, perché io ci avverto proprio questa chiave di latte, zucchero di canna, una vaniglia molto intensa che abbraccia proprio la nota latte, si sposa benissimo con lo zucchero, ma all'interno secondo me c'è anche una nota, un profumo estremamente gourmand, con una nota sì lattea, ma allo stesso tempo a mio avviso anche molto burrosa, un burroso che diventa quasi un burroso salato, nonostante mi dà proprio l'idea di un pane e burro, proprio un pane caldo sfornato col burro e con questa nota comunque di zucchero, quindi che lo rende gourmand, quindi lo rende dolce ma allo stesso tempo non sdolcinato. E questa chiave calda proprio data dalle note dolci, dal latte, ma a mio avviso data proprio anche dal burro, da questa nota burrosa con questo quid di salato e avvolgente, calda, intensa, con un'ottima persistenza, un buon sillage, con un'ottima persistenza, con un sillage medio. Questo è un profumo secondo me che rimane un po' più intimo, non è uno di quei profumi che urlano, ma rimane un po' più intimo, nonostante comunque si fa percepire da chi c'è un po' più vicino, e almeno io questo profumo lo interpreto così, e con questa chiave, ecco, veramente coccolosa, molto, che fa pensare quasi a una fragranza, no? Data dalla dolcezza della vaniglia, del pane, del burro, quindi che ci riconduce quasi anche un po' all'infanzia, al classico pane burro che non mancava mai, e a volte io mi ricordo che mangiavo spesso anche pane burro e marmellata, ma io adoro proprio il burro in generale, amo anche mangiare il pane caldo, tipo l'altro giorno mi sono fatta pane caldo col burro e il prosciutto. E questo mi dà proprio l'idea di fragranza, e mi dà proprio l'idea di fragrante, nonostante poi anche, ripeto, dolce, dato proprio dal tuffo della vaniglia e dallo zucchero di canna. E questo è la Lao. Poi vi voglio parlare di un altro profumo che a me piace tanto, 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 che è Insulo. Insulo, eccolo qui, Insulo, che è una vaniglia molto, molto particolare. Questo è un estratto di profumo con veramente una vaniglia particolare, che dà quasi il sentore, nonostante comunque non viene menzionata, dà quasi il sentore di caffè e di liquirizia, ma non una liquirizia, perché sapete che io non amo particolarmente la liquirizia, ma una vaniglia scura. È una vaniglia a mio avviso molto scura, una vaniglia dark. Allora, Insulo, come vi dicevo, è un estratto, lo trovate solo da 30 ml, questo è il pack esterno, neanche di Insulo vi ho mai parlato, anche se ce l'ho da più di un anno. Questo è la bottiglia,
e all'interno mi parla di muschi enigmatici. Questi muschi enigmatici che a mio avviso portano a far diventare questa vaniglia una vaniglia molto dark. Mi parla anche di un gelsomino che io non riesco a percepire particolarmente, perché questa vaniglia a mio avviso ha dei sentori molto forti di caffè e allo stesso tempo anche di liquirizia, ma non una liquirizia sporca, quindi non una liquirizia particolarmente intensa, ma una liquirizia che si tuffa nel caffè, un po' come quando, non so se vi è mai capitato di sentire il liquore al caffè o il liquore alla liquirizia, quindi vi dà un po' quell'idea di particolarità. Ripeto, è una vaniglia a mio avviso scura, una vaniglia che io definisco dark. Definisco veramente questa vaniglia dark, ma non solo dato dal colore della boccetta, ma proprio da quello che è in sé questa vaniglia, perché è una vaniglia diversa, che si discosta un po' dalle solite vaniglie. Questi, io penso che sia proprio il sentore di, vengono chiamati muschi enigmatici, c'è proprio questa nota all'interno di caffè misto anche a una nota aromatica, che questo profumo risulta anche aromatico al mio naso, anche leggermente legnoso. Non è assolutamente una vaniglia dolce, non è assolutamente una vaniglia quindi che rimane come le classiche vaniglie che siamo abituati a sentire o a portare, quindi molto dolci, che sanno di pasticcini, che sanno di pasticceria. Questa no, ripeto, ha una chiave un po' enigmatica, come un po' i suoi muschi all'interno, e questo forte sentore di caffè, di liquirizia, che la rendono a mio avviso proprio adatta all'inverno, assolutamente. In estate io veramente faccio fatica a portarla, veramente un super profumo dark, invernale, intenso, particolare, adatto sia ad un uomo che a una donna. Cioè, io ogni volta che giro i video ci deve essere una, dico, una mosca che aspetta me, mi aspetta che io inizio a girare i video per iniziarmi a girare intorno. Sarà normale questa cosa? Non si sa. Quindi Insulo per me è un profumo veramente molto particolare, che per gli amanti delle vaniglie, non usuali, delle vaniglie diverse, insolite, che danno anche quella sensazione di come vi dicevo, di intensità, di caffè. Se amate i profumi che sanno di caffè, anche se la mia amica Carolina, alla mia amica Carolina per esempio Insulo non è piaciuto, perché su di lei gli dava proprio l'idea di una liquirizia, troppo intensa, e sia a me che a lei la liquirizia non piace. Ma devo dire che su di me c'è questo lieve sentore di liquirizia, ma è più un tuffo di caffè, fortunatamente. Su di me è veramente più un tuffo intenso di caffè, con un'ottima persistenza, con un buon sillage, che se ne dica, su di me ha sia una buona persistenza che un ottimo sillage. Poi sapete che i profumi sono sempre molto soggettivi, magari su di me è una buona persistenza e un buon sillage, su di voi no, su di me lo è. È una vaniglia che non è solita, è una vaniglia insolita, non è una vaniglia dolce, è una vaniglia complessa, dove non vengono menzionate assolutamente, secondo me, tutte le note. C'è molto, ma molto di più di quello che a mio avviso io vi ho raccontato, perché c'è anche una chiave legnosa, una chiave aromatica allo stesso tempo, e mi fa veramente pensare alle sere scure, fredde, dove c'è buio, pesto fuori,
c'è la pioggia, ci sono, come dice mio figlio, lampettoni e saette. Questo profumo mi fa pensare proprio a questo con una chiave aromatica. E poi, come ultimo profumo di cui vi ho già parlato, è Tonka di Reminiscence, altro profumo a mio avviso veramente super super adatto all'inverno. Ecco perché vi ho fatto questo video sui profumi invernali. Perché a mio avviso questi sono tre profumi che assolutamente richiamano all'inverno, quindi Insulo, Lalao e Tonka. Tonka che a mio modesto parere ha un'ottima persistenza, un ottimo sillage, profumi di cui se ne parla sempre troppo poco, di questi tre profumi. Tonka ha una chiave molto molto mielosa, molto molto mielosa, è un profumo di Reminiscence, che ha anche un buon costo, a differenza di Zero Molecole, che non ha un costo propriamente basso, e di Insulo, che comunque rimane un high cost. Tonka si riesce a trovare anche a buon prezzo, soprattutto se spulciate sui vari siti. Un profumo che ho comprato lo scorso inverno pagandolo più o meno tra i 20 e i 25 euro, questo da 50 ml, e a me è piaciuto tantissimo perché ha questi sentori di miele, di mandorle, proprio un tuffo di miele, un tuffo nel miele, un miele intenso, dolce, quasi, ma proprio intenso, sa proprio di miele, quando lo mettete, io adoro dolcificare il tè col miele e mi dà proprio questo tuffo di miele intenso, ma proprio intenso. Se amate la fragranza di miele, se amate il miele nei profumi, dovete avere Tonka, perché non è possibile. Io devo fare un video sui miei profumi al miele, come volevo fare un video sulle mie vaniglie, magari sulle mie vaniglie preferite o sui profumi al miele. Sicuramente ve lo faccio, vi dico sempre che ve lo faccio e poi non ve lo faccio mai. Tonka è una fragranza che all'interno ha bergamotto, anice, chiodi di garofano, mandorla amara, fava tonka, vaniglia, muschio, e è una fragranza con un miele molto intenso. Ha sicuramente anche la mandorla all'interno, perché la mandorla c'è e si avverte. Percezione anche dei chiodi di garofano, anche se non sono molto con la percezione anche di questi chiodi di garofano, ma che non fanno da padrone. Per me le note che più si avvertono in questa fragranza sono assolutamente il miele, la mandorla, la fava tonka e anche una base di ambra che rende tutto più caldo, ma è proprio il miele a rendere caldissima questa fragranza intensa, dolce, quasi adattissima proprio al periodo invernale. Io ripeto, la adoro anche nel periodo natalizio, perché proprio la combinazione di miele, mandorla, chiodi di garofano, mi danno proprio la sensazione di star arrivando al periodo natalizio, di sentire quasi quei dolci di Natale, quel calore di Natale, quelle luci, quei suoni che mi trasmette proprio questa fragranza. Io ve ne ho parlato anche l'anno scorso, perché veramente la trovo super super adatta al periodo invernale, come anche, ripeto, Insulo e come Lalao. Sono tre fragranze che mi danno tutte e tre, ovviamente in modo diverso, in chiavi diverse, questa sensazione di profumi che scaldano, profumi che coccolano. In questo caso Tonka mi dà proprio l'idea di questa sensazione magica, un po' del Natale, un po' dei dolcetti, del profumo del miele. Io poi amo il miele, lo amo tanto, amo le fragranze con questa nota di miele. Questo è un profumo molto intenso, molto molto intenso, con un'ottima persistenza, molto molto alta la persistenza, un buonissimo sillage perché si avverte, è intensissimo. Se amate profumi con questo risvolto molto mieloso, quindi sì dolce, ma su di me non risulta stucchevole, ve lo dico. È un dolce sicuramente intenso, con questo tuffo di mandorla, di tonka,
di ambra che lo scalda, ma non lo rende balsamico, lo scalda, diventa intenso sulla pelle, sui vestiti veramente rimane tanto, dovete praticamente lavarli i vestiti per farla andare via, quindi ottimissima persistenza e ottimissimo sillage. La Lao ha una buonissima persistenza, ma un sillage medio. Insulo ha un'ottima persistenza e un discreto sillage, quindi un buon sillage, non altissimo come questo di Rémy Nessence, perché tra i tre, quello che a mio avviso ha un sillage molto più intenso ed è molto più di impatto a livello di fragranza, di scia e di tutto, è sicuramente Tonka di Rémy Nessence. Ecco perché vi dico spesso che le fragranze sono molto personali e che ogni fragranza ha sé e che noi riusciamo poi a estrapolare il meglio da ognuna, perché nonostante sono tre fragranze poi gourmand, perché lo sono tutte e tre, ognuno ha una chiave diversa, ha un risvolto diverso, mentre la Lao è un profumo burroso con questo burro salato, con un tuffo di vaniglia, Insulo è una vaniglia scura, dark, con le note di liquirizia assolutamente non dolce, liquirizia e di caffè intenso, un caffè quasi tostato. Tonka è un gourmand dolce, molto dolce, con una nota di miele, di mandorla, di tonka. E assolutamente un miele molto intenso, ma rimane molto dolce. Tre profumi molto caldi, tre profumi super super adatti all'inverno, con dei prezzi diversi, dalla Lao che è il più costoso, poi viene Insulo e alla fine Tonka, che riuscite a trovare anche sui 25-30 euro. E nulla, io spero che questi profumi vi possano essere sembrati interessanti. Fatemi sapere se li avete mai provati, fatemi sapere se vi ho incuriosito, se andrete a sentirli, qual è tra tutti e tre quello che vi ha incuriosito di più, o se ne avete uno dei tre, o se li avete tutti e tre, o se non avete nessuno, se non vi incuriosisce nessuno. Dalle note magari sicuramente ci sarà qualcuno che, anche se non avete sentito, vi incuriosirà più di un altro, o magari avete, e su di voi, perché ovviamente la magia del pH trasforma i profumi e dà una percezione dei profumi a ogni persona in modo diverso e risultano con una chiave diversa. Ripeto, spesso mi è capitato di sentire che Insulo ha una scarsa persistenza su alcune persone, mentre su di me è ottima. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su, condividete i miei video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio. Ciao!